Il successo dell'edizione invernale e ancor prima quello dei mesi estivi dello scorso anno avevano fatto ben sperare per la prosecuzione del progetto Ciociaria Saperi, Sapori e Suoni, promosso dall'amministrazione provinciale di Frosinone. Così è stato, ed ancora una volta l'ente di Piazza Gramsci, guidato da Antonio Pompeo, si ritrova ad essere l'unica provincia del Lazio a non aver cancellato dal proprio vocabolario la parola cultura. Partecipando in prima persona a bandi per la promozione culturale e vedendosi così assegnate risorse per la cultura e la valorizzazione del proprio territorio. Un'iniziativa che nessun'altra provincia del Lazio ha pensato di intraprendere dopo la riforma del Rio. Proprio in queste settimane diversi centri della Ciociaria stanno ospitando manifestazioni ed eventi promossi e sostenuti dalla provincia di Frosinone, inseriti appunto nel progetto ideato dal presidente del consiglio provinciale Luigi Vacana, delegato alla cultura. Ci siamo lasciati alle spalle una programmazione da fare invidia a territori più blasonati, dichiarano entusiasti Pompeo e Vacana. Basti pensare al successo di Nevicarte, che ha rilanciato in chiave nuova attraverso l'arte le nostre stazioni sciistiche, o ancora ai testimonial d'eccezione del calibro di Giancarlo Giannini, Michele Placido e tanti altri, che come è avvenuto lo scorso anno hanno spostato la nostra iniziativa garantendoci anche per le prossime settimane la loro partecipazione ai nostri eventi. Una serie di iniziative, proseguono Pompeo e Vacana, che interessano le aree più strategiche del nostro territorio, con manifestazioni che vanno dall'arte alla musica, passando per la letteratura, fino ad arrivare all'enogastronomia. Senza dimenticare i figli più illustri della nostra terra, come avverrà a Sora il prossimo 27 giugno, concludono, con la mostra cinematografica dedicata a Vittorio De Sica, a cui parteciperà l'attore Michele Placido. Il filo conduttore sarà appunto Ciociaria Saperi, Sapori e Suoni, con l'obiettivo di diffondere ancor di più quel patrimonio, come il titolo stesso ci dice, di cui la nostra terra è ricca e con molta probabilità non è seconda a nessuno.